E poi tryhard sempre nel mio modo, gioco a mio modo, cioè non vado troppo nel camping, nel tunneling, eccetera, perché non è il mio stile di gioco, però alcune volte è sempre necessario e onestamente, se i surf si lamentano, è sbagliato. Perché anche se viene tunnelato, alcune volte è necessario. Quando sto c'è la gratis, grazie, fai bene, fai bene. È sempre una mano. Tra l'altro, ragazzi, se vi interessa recuperare anche dei FOD, partite che ho giocato di DBD, che non siete riusciti a passare magari per lo stream, punto esclamativo YouTube, e potete joinare al nostro canale, fare la sabbina, mettete la bellina, la campanella, così che ricevete anche le notifiche, il che mi aiuta comunque immensamente ogni volta. Papapara, primo hit, adesso lo facciamo, il primo hit. Cambiamo un attimo target che sta sprint burst pure. Niente, devo spaccare sto pallet. Volevo aspettare a romperlo, ma abbiamo preso un po' di distanza tippandoci qua, però c'è il... Ok, bene, god pallet andato. Cazzo è andato? What? Sparito nel nulla, ottimo. Ho lasciato gli scratch andandosene. Questo non è per niente buono. Mappa un po' di merda. Discordance. Sì, è un po' una merda sta mappa per come sono le cose. Tra poco siamo in Nightfall. Nightfall. Ok, siamo in Nightfall adesso. Abbiamo guadagnato un po' di distanza. Over the rainbow. Ma è brava questa comunque. Sono bravi comunque Survivor quando gioco il drag adesso. Mi capita proprio di trovare gente che sa luppare, sa farti perdere più tempo possibile. Hold on W. Nice. Ci ho messo troppo però. Ho fatto il primo down dopo due gen interi. No, neanche gli scuri. È che non ho gen defense con questo build. Ho un hook. Il game è già destinato ad essere finito. Il problema è questo. Recuperare da un punto così è veramente arduo. Ok. Sono tutti che vogliono andare giù. Vabbè. Flash in questo caso poco a niente serve. Andiamo su un altro hit. E allora, il problema di questi killer è che hanno uno stile hit and run. Il problema è che curarsi ci vuole veramente troppo poco tempo. E anche con sloppy butcher comunque ci mettono 15 secondi al massimo se si curano. Da soli, tra l'altro. Perché usano magari perk o add-on del genere. Non riesco. Vediamo se riesco a fare un'altra cosa.
Ah, non ce la faccio. Lightiamo comunque per dargli il deep wound. Adesso la occhiamo e vediamo se con barbecue vediamo qualcuno. Andiamo per lei. A sto punto l'altra si deve ancora correre dal deep wound. Perfetto. La occhiamo e andiamo a vedere se riusciamo a tipparci indietro. Non è ancora detto. Comunque sto un po' recuperando. Perfetto, non è andata off the record. Off the record. No, non off the record, incredibile. Torniamo nel basement. Il basement è sempre la cosa migliore. In questo caso, dato che non ho lo scorciuk, però la devo mettere davanti. Possiamo anche tornare all'altro hook adesso. Non c'è nessuno lì in realtà. Ok. Non so se riusciamo a fare qualcosa qui. Peccato. Quello è andato in second stage. Il che è buono per noi. Sono tutti feriti, quindi comunque il mio teschietto sta broccando, vuol dire che carica più velocemente. Sto già ancora in regressione. C'era qualcuno lì? Sì, però... siamo tornati in stealth mode. C'è qualcuno qua? Sì, eccoli qua. Perfetto. Quasi li slaggo adesso, tra l'altro. Ecco, lo sapevo. Volevo andare lì, infatti. Fai fuori Ada? Preferisco cercare di lasciarle giù in realtà. Ah, ci sono ancora questi. Ok, ora torniamo là a prenderli. Pax, è riuscito a tornare in tempo il tipo. Ok, questa è morta comunque. Cioè va giù lo stesso. E c'è anche il tipo là. Andiamo per Ada, che è già ferita. Qui non ci sono pallet. Ma... ok. Quello sta andando dall'altra parte, nel posto sbagliato, perfetto. Pop. Così vediamo esattamente dov'è. Noi invece no. Eccolo lì. Vado a recuperare la tipa sicuramente. Sì. Ciao Ada, è stato bello. Cazzarola, penso di arrivarci. Mi basta tenere il cheese. L'aria alzata quella, ok. Mettiamo giù questa. E prendiamoci pure l'emo.
Ho preso il tempo che mi serviva in teoria per prendere un paio di kill in più, un paio di ulti in più. Stanno facendo l'ultimo gen. Non so se ci arrivo in tempo, sfortunatamente. Dipende quant'è. Ok, mettiamo un calcio perché comunque al 75%. C'è ancora quella ferita qui. Quello è corso bello lontano, perfetto. Teniamo un occhio se torna indietro quel tipo. È entrato qualcosa. Questa è lontana, non ha senso per me andare per lei. Carichiamo il... lo stealth, come cazzo si chiama. Ehi, salve. Cosa stai facendo, amico? Hai caricato lo split burst così, però. Fortunatamente, ma comunque non riesce a fare molto. E... opela. Non c'è neanche un locker. Ah, sì, c'è un locker lì. Ho provato. Devo fare la cosa figa, uscire e hittare subito. Tanto qua non c'è niente lui. Stavo dicendo, tanto qua lui non c'ha niente. Ok, e va a terra per forza. Vabbè, alla fine siamo riusciti a recuperare, ragazzi. GG. È stato... che cosa, Aki? Che è successo? Non capisco. Non so di cosa state parlando. Si è liberato, ha fatto il 4%, porco 2, porco... bel gioco. No, non era... quello lì era molto peggio, anche quello lì su YouTube era molto peggio. Che odio, 4%. Tra l'altro, ciao off the record. Ciao off the record, figlio di Troia. Killer Shack. Killer Shack come in building, è un 50-50. Spacchiamo intanto questi. Main, dici? Io dico main. Ah, sto dentro per cercare di caricare il darkness lì, il nightfall. Dopo 8 secondi quando senti il suono loro ti vedono, comunque vedono tipo tutto il nero intorno. Non so se riesco a caricarlo in tempo. Meglio se esco perché devo iniziare a ricaricare anche il potere. Non so dove possa spawnare. È spawnato in cosa. Never lucky 50-50. Never fucking lucky. Io flammo Aki. Cosa colpa sua? Sapevo che mi avresti flammato. Certo, non dovevi dire niente. Se tu non l'avessi detto, io ero già nello shack e avrei vinto. Vedi? No, in realtà, probabilmente se fossi uscito prima, ci sarei potuto arrivare prima. Vabbè, comunque.